Stai ascoltando la seconda stagione dell'OKNES Podcast, dove la mente incontra l'analisi transazionale. Questa stagione è gentilmente offerta da OTA Academy, partner d'eccellenza per manager e professionisti che vogliono portare ad un livello superiore i propri processi aziendali grazie ai potenti strumenti dell'analisi transazionale. Rivivi tutte le emozioni delle passate edizioni sulla nostra pagina Instagram e sul nostro podcast. Visita il nostro sito web www.festivalanalisitransazionale.it per non perdere nessun aggiornamento. Buon ascolto e che l'OKNES sia con te. Che entri tu, Raffaele, parte. Eccoci. La musica. Prova. Funziona? Okay. Prova. Bene, grazie Matteo. Lascio il palco a Raffaele che farà questo intervento dal titolo "Perché non mi capisci? Ecco perché la comunicazione non funziona". Quindi, libretto degli appunti, ricordatevi per chi è qua del vostro barattolo dell'experience per prendervi veramente il cuore del messaggio che Raffaele vorrà dedicarci e raccontarci. Raffaele, grazie mille. Grazie. Ecco. Allora, intanto voglio dire che questo è indirizzato, questo intervento, a persone che conoscono poco l'analisi transazionale. Vedo un sacco di gente che conosco da tanti anni e alcune cose le sapete, però il modo di spiegare, per esempio, come funziona la comunicazione in analisi transazionale potrebbe essere uno stimolo che poi potete riproporre ad altre persone che hanno bisogno di imparare l'analisi transazionale e utilizzarla in diversi modi e in diversi contesti. Allora, la prima cosa è per capire perché questa cosa è, perché non mi capisci, ecco perché la comunicazione non funziona, vediamo come funziona in analisi transazionale e parlerò un attimo delle transazioni. Vediamo cosa sono le transazioni. Il titolo non c'è? Va bene, vai da sotto. Ecco, vedi, funziona. Le transazioni in analisi transazionale sono i messaggi comunicativi che avvengono tra le persone. Quindi quando io adesso sto parlando, sto facendo una transazione. Queste sono verbali, come sto facendo adesso, sono non verbali, per esempio io posso avvicinare lui e fare una carezza, oppure dargli un pugno, anche questa è una transazione. Chiaramente la cosa è diversa, la comunicazione come io la comunico, verbale e non verbale, ma anche l'effetto sull'altro. Ma l'altra cosa sono esplicite, quindi è una comunicazione che io rendo esplicito, o indiretta, implicita. E quindi vedremo come queste transazioni hanno un impatto nella relazione. Ecco, da che cosa sono caratterizzate le transazioni? Da uno stimolo che parte da uno stato dell'io, voi già sapete che cos'è lo stato dell'io, e di una persona, e una risposta che parte da uno stato dell'io di chi risponde, e possono esserci tantissime transazioni. Adesso vediamo la prima transazione che vedete, qui c'è uno stimolo dall'adulto, va all'adulto e l'adulto risponde. Ok, per esempio, può venire un volontario su? Faccio vedere una cosa. Meno male che c'è fortuna. Che fortuna. Allora, per capire, se io faccio questo, cosa tu fai? Ecco, questa è una transazione complementare. Nel senso, io do uno stimolo e qui c'è una risposta, ok? E quello che succede, vediamo un po' se funziona. Ecco, invece ci può essere un'altra possibilità, che questa è la transazione complementare. Ma quello che succede adesso, cosa senti? Ci sono rimasta male. E questa è una transazione incrociata, perché in effetti di solito uno si aspetta una cosa, se non rispondo, chiaramente la persona rimane male e c'è una risposta, quindi c'è un incrocio e quindi succede qualcosa nella relazione. Poi c'è un altro tipo di comunicazione, che mentre io guardo con lei e faccio... Cosa sperimenti? Ecco, meno male che simpatia, qualcuno mi menerebbe. Quindi dipende un po', perché poi io ho fatto una transazione particolare. Se avete visto, da una parte ho dato la mano, ma dall'altra c'è un altro messaggio implicito con la smorfia e di solito quello che ha un impatto sull'altro è la comunicazione implicita. Ecco, quindi ci abbiamo tre tipi di transazioni. Quella complementare, quella incrociata e quella ulteriore.
Vediamo un attimo cosa succede quando ci sono queste... Grazie, grazie per tutto. Allora, guardate cosa succede nella relazione quando ci sono questi tipi di transazioni. La prima, no, se torni prima. Allora, nelle transazioni complementari, cosa succede nella relazione? La comunicazione può continuare all'infinito. Quindi noi, per esempio, io dico una cosa a una persona, l'altro risponde, per esempio, dall'adulto, e l'altro risponde dall'adulto, ma io posso essere il genitore e l'altro risponde al bambino, e questo dura fino all'infinito. Chiaramente possono essere soltanto le comunicazioni oppure le relazioni. Pensate, qualche volta tante coppie funzionano perché uno fa il genitore e l'altro il bambino. Funziona fino a quando uno dei due cambia e quindi passerà a una transazione o una relazione incrociata. Però quindi che cosa succede? Che per tanto tempo noi possiamo comunicare in modo, che cosa? Complementare. Invece la seconda transazione, che è quella incrociata, guardate che c'è, avviene, rimani lì come prima. L'interruzione, quello che avviene, c'è un'interruzione nella comunicazione e probabilmente succede qualcosa nella relazione. Quindi quello che avviene, io incrocio, lei si aspetta qualcosa, succede qualcosa per cui uno delle due parti in causa sicuramente dovrà cambiare per creare di nuovo la relazione. Invece, nella transazione ulteriore, l'esito è determinato dal livello psicologico comunicativo. Quando io ho fatto così, gli sto dicendo di darmi la mano, ok? E quindi lei me l'ha data, si è sentita fregata, e poi, quando parleremo dei giochi, si può vedere che questo si innesta a un gioco. La persona rimane male, può dire gli altri, e possono riattivare il processo di copioni delle convinzioni, per esempio gli altri non sono affidabili, oppure e c'è una sensazione emotiva, che è il racket, di disorientamento o rabbia. Okay? E cosa succede? Quindi, se noi siamo in analisi transazionale, perché non funziona la comunicazione? Quando in qualche modo ci sono queste transazioni e io nel rispondere non sono consapevole in quale stato dell'io sono e soprattutto se non sono consapevole di come voglio rispondere. Perché gli altri possono fare qualsiasi cosa, ma io in base a vedere quello che succede posso scegliere di non rispondere in modo complementare, di fronte a una transazione incrociata posso vedere come in quel contesto conviene rispondere e come in una transazione ulteriore posso decidere. In questo momento che mi conviene rispondere? Il messaggio ulteriore o quello esplicito? Cosa è meglio fare? Ok, vi è chiaro? Un'altra cosa molto importante da sapere è che i problemi comunicativi in analisi transazionale può avvenire sia in presenza di certi tipi di transazione, come ho detto adesso, ma anche quando la persona fa una transazione e entra in gioco una contaminazione da parte dell'altro e quindi nasce un conflitto. Adesso vi faccio un esempio. Lo sapete perché le coppie litigano? Qualche volta a tavola? Per come si taglia il formaggio. E io chiamo questo il conflitto del formaggio. Immaginate questo, qui c'è il formaggio, e quello che avviene, io taglio il formaggio da questa parte, invece mia moglie, fa come gli pare, taglia in quest'altro modo. Allora quello che c'è, io mi sento un attimo a disagio e dico a mia moglie, guarda però, se tu tagli sempre questo, io mangio sempre la parte di dietro, quindi vediamo un po' di metterci d'accordo, ci accordiamo di tagliare in questo modo, ok? Il giorno dopo, senza rendersene conto, mia moglie taglia il formaggio nel solito modo. A questo punto, cosa può succedere? È che io posso vedere che nel tagliare il formaggio in quel modo, che impatto può avere su di me, secondo voi? È un problema del formaggio o entra in gioco qualcos'altro? Che ne pensate? Non mi consideri, non mi ascolti mai. E se nella mia storia sono stato non ascoltato, capite, non è questione di formaggio qui, è questione di non essere visto, non essere considerato. E quindi quella transazione di tagliare a livello non verbale, in modo formaggio, mi dice tu non sei importante per me. E chiaramente io reagisco a questo. E quindi nasce un conflitto. Eh sì, e io la mia abitudine la prossima volta gli taglio le mani. Cioè, questo è il punto. Può assegnare lei un valore diverso, quindi più leggero. Certo, allora, intanto vediamo una cosa alla volta. Intanto, giustamente, molte cose si fanno in modo
abituale, è un automatismo. Il fatto però io e te ci possiamo mettere d'accordo che questo tuo automatismo ha un impatto su di me. E nella comunicazione possiamo chiarirci, se ci accordiamo e lei in modo automatico fa la stessa cosa, io in modo automatico potrei rispondere, ah vedi, non mi vedi, e mi sento irritato, e gli rispondo male e c'è un conflitto. E si può risolvere il conflitto parlando, spiegando, guarda, in questo momento non è il problema del formaggio, è che tu quando fai questo ho il senso che per l'ennesima volta non mi stai ascoltando. Come possiamo gestire questa cosa? E lì è nella comunicazione, poi se siamo analisti transazionali possiamo cogliere che rischiamo di entrare in quel momento nello stato del mio bambino, dove io da piccolo non sono stato considerato, e quindi è chiaro che mi aspetto che almeno mia moglie mi consideri. Mio figlio non me l'aspetto, però almeno mia moglie. E quindi quello che succede è che io posso parlare con lei per cercare di trovare una relazione che sia adulto-adulto. La tua domanda, scusa? Rilevante per lei tagliare il formaggio in quel modo lì, anche se per te è importante, non nota questa importanza, lo tratta con sufficienza leggerezza e quindi si innesca questo conflitto. Ma infatti, ma tenete presente, intanto le mogli hanno sempre ragione, questo è chiaro, no? Allora, le donne, la cosa interessante qui è vedere che lei magari non lo fa apposta, perché è proprio naturale, ma il punto è il mio problema, lei ha fatto un'azione, ha comunicato in un certo modo. Cosa mi crea del disagio, possiamo accordarci? Perfetto. Lei dice sì, poi naturalmente più forte fa, di come lei, gli fa come gli pare. Ecco, a quel punto io ho due possibilità, o accogliere, mandarla a quel paese, oppure capire, fare un intervento e dire capisco che per te lo fai in modo automatico, per questo ti ricordo che questo ha un impatto su di me, se continui in questo modo io finisce, aspetta un attimo, dagli hai tre possibilità almeno, no? Alle mogli sempre tre possibilità. No, non due, perché dagli proprio la possibilità di dire guarda, è naturale che succede questo, che non mi stai ascoltando in questo momento, ti chiedo però di prestarci attenzione, è un automatismo, però questo devo essere capace di cogliere da una parte che sono irritato perché non mi vede, però sono capace anche di vedere nell'altro che non ce l'ha con me, che, e quindi non lo capisco, non colgo il fatto. Diversamente. Infatti. Non è giusto o sbagliato, diversamente. Infatti, è diverso e questo crea un impatto su di me e questo è il conflitto. Io nel conflitto posso usare un'attivazione per cercare di vincere o negoziare per trovare un modo per venirci incontro. Quindi se dall'altra parte troviamo un muro di gomma e dice no, io sono così, l'abitudine è questa, sono stata costruita, tra virgolette, così da... la scuola prima, i genitori, quello che è, eccetera, eccetera, rimango così. No, io gli posso dire, conosco un buon terapeuta, ecco, e gli do dell'indirizzo. E se anche il terapeuta poi... Ok. Come? Guarda, dopo tre cose che non faccio vado a Lourdes, l'unica possibilità posso andare a Lourdes. Adesso su questo potremmo continuare all'infinito, no? Nel senso lui si sta mettendo a chiedermi le cose, io sto rispondendo e quindi potremo continuare all'infinito. Oppure faccio la transazione ulteriore, ho incrociato, ho detto andiamo a Lourdes, così ho bloccato. Vi è chiaro come si possono mettere in atto? E il fatto di essere consapevole in questo contesto che tipo di transazione posso usare, per esempio. Vedete, la transazione si usa in tanti modi. Quindi la cosa importante quando c'è un conflitto, in questo modo io devo cercare di comunicare con l'altro accogliendo anche l'altro. Poi chi mi conosce sapete che c'è una lingua fondamentale da parlare che è? L'accogliese. Vedo che conoscete l'accogliese. L'accogliese, quindi essere capaci di accogliere l'altro ma anche accogliere me. E quindi comunicare, cercare di venirci incontro. E nessuno è perfetto, ok? Adesso vediamo l'altra diapositiva. Vi è mai capitato? Vorrei fare un piccolo esercizio. Vi è chiaro le transazioni? Quali sono? Adesso anche da casa lo potete fare da soli, pensate alle transazioni ulteriori, le transazioni incrociate o complementari e vedete un po' se qualche volta nella vostra vita, nelle relazioni con l'altro, siete rimasti un attimo disorientati. Pensateci un attimo e in quella situazione che se siete disorientati vedete che tipo di transazione state agendo. Ok, pensateci un attimo
e poi tra un po' vi chiederò una cosa. Bene, se ci avete pensato, adesso vi chiedo di parlare con la persona accanto e vedere un attimo, in quella, raccontare qual è la situazione e poi pensare che tipo di transazione sta avvenendo. E vedere in quel caso che c'è quel momento di disorientamento, cosa potrei fare, che tipo di transazione potrei fare per fare in modo che la situazione un po' di disorientamento si può risolvere. Se avete difficoltà, mi chiamate, ok? Avete qualche minuto, 4-5 minuti con la persona accanto. Non fatelo col marito, se non succede, o la moglie, perché se non succede un problema, scherzo. Ok, voi da casa, se potete pensare di fare questo dentro di voi, e pensate un attimo in quella situazione, in quale stato io vi mettete e quali transazioni ci sono. Un altro minutino. Bene, scusate, vi interrompo. Se potete terminare. L'appetito vi è mangiando, potete continuare anche dopo. Allora, mi piacerebbe sentire una o due persone dire com'è stato fare questa esperienza, cosa avete colto da questo piccolo esercizio rispetto a come usare le transazioni. Chi può dire la sua esperienza? Grazie. Non è facile riconoscere lo stato dell'io in cui ci si trova in certi momenti della comunicazione. Per esempio, adesso parlando con la collega, tutte e due abbiamo avuto la stessa esperienza, magari con i figli, no? Quando i figli vogliono prevaricarci, ci sono dei momenti comunicativi in cui arriva il figlio, ti dice una marea di brutte parole. Secondo te che è stato il lio? E lui è nello stato del io, credo, genitore, cioè vuole fare il genitore nei miei confronti, non lo so, credo, genitore. Allora, fai l'esempio concreto. In questo caso viene tuo figlio. Mia figlia. Mi dice: basta, tu non sai gestire queste cose, mi hai stufato. Fai sempre questo. Sì, è proprio gentile tuo figlio. Sì, proprio così. Ok. Allora, secondo voi, in che stato dell'io si sta mettendo la figlia? Chiaramente lo sta facendo in modo automatico, in qualche modo avrà un senso muoversi così verso la mamma, ma in quel momento fa una transazione. La sta attaccando, parla l'attacchese. Allora, secondo te, in che stato dell'io non lo sai? No. Se non avresti fatto la domanda. Nel bambino. Chi può dirlo? Bambino che protesta. Qualcun altro? Gli manca l'attenzione e quindi agisce quel comportamento. Ok. Allora, chi vuole dire ancora? Sembra proprio un po' complesso. Uno può dire che è il bambino ribelle, ma il punto dobbiamo vedere un attimo. Allora, se noi vediamo fenomenologicamente, chiaramente si sta mettendo in una posizione di critica, è vero? E quindi è genitoriale. Chiaramente, molto probabilmente è spinto da un aspetto emotivo, dove quando c'è qualcosa che non gli va a livello emotivo, parte dal bambino, poi la transazione, quindi quella che manifesta, è dal genitore. Ok? È chiaro questo? È chiaro che parte da qui, perché in qualche modo si sente in qualche modo, adesso non sappiamo che cos'è, ma se fenomenologicamente quello che vedo ti sta attaccando e quindi è genitore. Adesso tu come puoi rispondere? Come hai risposto? Allora, io molte volte ho risposto con un'escalation di aggressività. Ok, e quindi questo, per esempio, se un'escalation, per rendere semplice questo commento, l'escalation di aggressività vuol dire che tu a quale stato degli attivi? Io credo bambino, perché mi sento ferita, mi sento attaccata e quindi dico come si permette di prevaricarmi e quindi qualcosa si smuove dentro di me e mi fa diventare aggressiva allo stesso livello, se non superiore. Vedete, è la stessa cosa, emotivamente parti dal bambino, ti senti attaccata, non ti senti amata, non considerata, uno deve vedere che cosa è, ma la risposta che fai va dai genitori, attacchi e quindi lottate voi due per chi comanda e tutti e due sono due genitori che lottano tra di loro e che assumono la posizione di autorità, sì. O di... Vi è chiaro? Sì. Quindi in questo momento state incrociando la transazione, perché lei va dal genitore al tuo bambino e tu vai dal suo genitore al suo bambino. E allora a quel punto bisogna vedere cosa succede. E nella regola della transazione è, nelle transazioni incrociate, quello che succede è che cambierà qualche cosa. Ok? Grazie. Prego. Interessante, no? Vedete come uno può leggere quello che avviene. Qualcun altro?
No, no, un'altra, un commento a quello che hai fatto. Sì, mi è venuto in mente rispetto a questo intervento. Quando c'è da una parte un attacco e dall'altro, diciamo, spesso accade che il genitore si comporta così, si toglie o dice mi fai venire mal di pancia quando fai così, cioè si sottrae, quindi in qualche modo... Diciamo. Quindi nell'esempio suo, la figlia, l'attacco e la critica. Sì, diciamo che quando c'è un attacco c'è sempre una richiesta d'ascolto, no? È una sorta di protesta, di battere i piedi, probabilmente ecco, infantile. Ok, e... se tu dici questo, che presumi che di fronte all'attacco c'è una richiesta, stiamo parlando di transazione? Non lo so. Pensaci un attimo. Prima di non so, abbiamo detto complementare. Sì, no, non è complementare di sicuro. Incrociata o ulteriore? Ulteriore non ho capito come. Ulteriore che contemporaneamente c'è un messaggio esplicito, ma ok, quindi ulteriore. Quindi ulteriore. Sì. Di fronte al messaggio ulteriore, di solito l'impatto sull'altro è quello ulteriore. E lì bisogna vedere come risponde l'altro. Poi come usa, c'è un impatto che la mamma fa alla vittima, adesso... la figlia può attaccare di fronte a vittima, essere ancora persecutore oppure diventare salvatrice e quindi cambiare gli stati dell'io, ok? E quindi i ruoli del triangolo drammatico. Okay. Bene, altre domande? Invece un'altra domanda prima di finire, che dobbiamo stare nei tempi, mi hanno detto. Allora, se non ci sono altre domande, vorrei tornare un attimo al tema della mia relazione, che era questo, quando non funziona la comunicazione e quando si risponde in modo automatico, per esempio tuo figlio ti attacca e tu in modo automatico rispondi in quel modo, piuttosto che, e questo è molto importante, è questo che può aiutarci a essere efficaci nelle relazioni, darti il tempo di capire in quale stato dell'io parte la comunicazione dell'altro, genitore, per esempio, e a quale nostro stato dell'io arriva, bambino, e rispondo poi, io posso rispondere al genitore o da bambino, bisogna dire come rispondo, no? E io il punto, in quel momento, devo scegliere, in base al contesto, come rispondere, in modo complementare, incrociando la transazione, o rispondendo al messaggio sociale o psicologico. Cosa vuol dire? La cosa importante è essere consapevoli, in quel momento, sta avvenendo questo, qual è il vantaggio in questo momento per me nella relazione? E quindi sono adulto che in base al contesto deciderò che in questo momento è meglio fare quella complementare o incrociare la transazione, ok? Oppure non rispondere al messaggio ulteriore ma stare soltanto a quello esplicito. Quindi la nostra libertà di essere consapevoli di noi, e essere liberi di muoverci in modo libero, possiamo essere efficaci. Grazie, un abbraccio.